Questo weekend al Palazzetto dello Sport di Santa Venerina si sono svolte le gare regionali di scherma per la qualificazione al campionato italiano assoluti. Una tre giorni che ha visto in pedana le categorie di spada, fioretto e sciabola maschile e femminile, dove a partecipare erano presenti anche gli atleti della Metodos. Risultato amaro per il maestro Gianni Sperlinga, che al di là della mancata qualificazione dei suoi allievi è rimasto poco soddisfatto per l'atteggiamento dei suoi ragazzi. Nella giornata di venerdì 30 aprile a gareggiare è stata la categoria di spada maschile e per gli atleti della Metodos, soprattutto i cadetti, l'obiettivo era fare esperienza in vista della gara nazionale cadetti. I ragazzi però sono stati poco abili a gestire gli assalti in pedana, con gare al di sotto delle aspettative. Stesso risultato anche con le ragazze nelle gare di sabato 1 maggio. Nessuna qualificazione per la Metodos per le 10 atlete presentate. Non ce l'hanno fatta Chiara Zappalà e Federica Coppola, unici elementi nelle prime 8 posizioni, arrivate rispettivamente quinta e ottava, che hanno ceduto alle avversarie e hanno visto sfumare la possibilità della qualificazione. Sicuramente però non è tutto da buttare, ma gli elementi della Metodos hanno pagato la troppa discontinuità, che è pesata soprattutto a livello degli assoluti, dove si paga ogni errore. Grande rammarico per il maestro Sperlinga, viste le migliori aspettative, soprattutto sulla gestione della pedana, dopo il tanto lavoro svolto, ma è già pronto ad archiviare questa uscita e pensare subito alla prossima.